Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vi farò vedere come cambiare la copertina della vostra playlist su Spotify. Come avete visto in copertina, io ho messo la mia faccia, voi potete mettere qualsiasi cosa. La playlist che ho fatto io non so se è pubblica o privata, ma sinceramente non me ne frega niente. Se qualcuno vede la mia faccia, tanto c'è già su YouTube, su Instagram, su TikTok, non è una cosa che nascondo. E quindi niente, iniziamo con il video. Raga, metto il telefono così perché sono le 18:40. Tra poco devo andare a cena e non mi va di registrare lo schermo del computer dal computer, anche perché non posso editare video con questo che non è abbastanza potente. Comunque, per prima cosa dobbiamo andare ad aprire Spotify, che io tengo qui, sono anche stupido. Ok, e adesso nel nostro schermo abbiamo Spotify, ok, è caricato. E dobbiamo innanzitutto scegliere la playlist che dobbiamo aver creato noi, quindi non una playlist di Spotify perché non potremo cambiare la copertina, ma solo le nostre sì. Quindi io adesso vado. Allora, facciamo su quelle di Avicii. Eccole qua. Vedete, creata da Lorenzo, che sarei io. Follower 0, ok, quindi è pubblica. E qua questa cosa si può fare solamente da PC, quindi da PC o Mac. Dobbiamo cliccare sulla freccetta. Adesso non la vado a cambiare, ma comunque. Qua in alto ci saranno tre puntini. Sostituisci immagine. E qua sopra vi si aprirà tutto quanto, tutti i file. Qua c'era quello che ho selezionato prima, quindi è rimasto selezionato. Clicchiamo su immagini. E qua abbiamo tutte quante le immagini che abbiamo nel nostro computer. Andate ad esempio. Selezioniamo sempre questa perché non voglio farvi vedere le foto che ho, che ci sono anche i miei amici e i miei parenti. E poi si clicca due volte, oppure cliccate su salva sotto. Me l'ha messa al contrario. Cioè, questa cosa mi è già capitata, ma comunque quando la salvate ve la metterà dritta, o se non ve la mette dritta, dovete rifare la procedura. E risalvare finché non me lo mette dritto dopo tre tentativi massimi, altrimenti lasciate stare con questa immagine. Se volete salvare questa foto, cliccate su salva. Io adesso non lo faccio perché non avrebbe senso mettere la mia faccia. Queste le modifiche? No, non voglio salvarle, problemi? Perché comunque mettere la mia faccia sulla playlist di Avicii non avrebbe molto senso. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi. Se lo fate siete dei grandi e noi ci vediamo al prossimo video.